una produzione televisiva Italianissima TV e TV. Roberta Cappelletti e la San Marino Concert Band. Dal Teatro Nuovo Dogana a San Marino presentano Canto per voi, Roberta Cappelletti in concerto live. Direzione d'orchestra e arrangiamenti maestro Dino Iassi. Buonasera, buonasera a tutti e siate benvenuti a questo evento davvero unico, speciale e irripetibile. Dire che sono emozionata può sembrare banale, ma davvero sono molto, molto emozionata, non potete immaginare quanto, soprattutto dopo questo lungo tempo che ci ha tenuto molto lontano da noi, dalla musica, ma noi per fortuna la musica ce l'abbiamo nel cuore. Volevo ringraziare ovviamente il grande maestro Dino Iassi per avermi dato questa opportunità nell'arrangiare tutte le belle canzoni che ascolterete. Sarà un viaggio straordinario perché la musica ha questa grande forza, questa grande capacità di unire. La musica per noi è salvezza, è conforto, è amicizia. E se stasera sono qui è proprio per questo motivo. Stasera sono qui, è perché vi voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Se stasera sono qui è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio
mio amore per te. Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche. Se non lo sarà. Anche se non lo sai, anche se non lo sai. Bello, bello davvero. Bene, questo viaggio continuerà con queste belle canzoni. Questa, fra l'altro, mi ha portato proprio sul palco di Rai 1 per una sfida importante ed è una canzone popolarissima che spesso metto nel mio repertorio. Prego, maestro. Strade piene, la folla intorno a me mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà. Che ogni sera mi vuole accanto a sé e non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà. Yeah.
strade vuote, deserte sempre più. Leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Strade vuote, deserte sempre più, leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, e non sarà più vuota la città, ed io vivrò con te tutti i miei giorni. Tutti i miei giorni. Tutti i miei giorni. Sei! Sei! Bene, bene, cominciamo così da rompere un po' il ghiaccio, eh? Amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo tu desideri da me. Se c'è che non ho avuto mai, è tutto il bene che mi dai. Vorrei che fossi amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. La cosa che tu senti e che ti fa pensare a me. Vorrei sentirti dire che m'ami da morire, perché soltanto questo io desidero da te. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che tu senti per me. Wow, queste belle canzoni straordinarie. E come dicevo appunto, questo viaggio ci farà vivere grandi emozioni cantando le canzoni anche di grandi cantautori. E come avete notato, l'amore è l'elemento più importante in queste belle canzoni. E con questa canzone vogliamo fare un omaggio
al grande Luigi Tenco, un po' così in questo arrangiamento, sempre come fosse un altro mio abito da sera. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare e guardare ogni giorno se piove o c'è il sole. Come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo. Davvero. Prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente e fai bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l'amore
e fallo conoscere al mondo. E adesso che dovrei posare per l'ennesima fotografia, sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia? Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo o la butto via? Parole sulle note sono state la migliore compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù, io sarei una santa anima che canta in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare ferite da leccare e grandi amori solo da desiderare. Se l'universo scomparisse in un istante e non ci fosse più, io sicuramente resterei per sempre, per sempre in equilibrio sopra un'emozione, che capovolge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo al cuore. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al banco, un sorriso dentro al fianco. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare
Se c'è la luna non ti fidare, perché, perché la luna a mezzanotte riesci sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amar. Mezzanotte per amar, mezzanotte per sognar, fantasticar. Potessi avere mille lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, io non ho pretese, voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Una casettina in periferia, una mogliettina giovane, carina, tale quale come te. Se potessi avere mille euro al mese, fare tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ma Pippo Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città, e le sardine dalle vetrine gli fa mille mossettine. Zero, cioè adesso possiamo dirlo, abbiamo fatto tante prove, però credetemi, poi trovarci su un palcoscenico dove veramente dobbiamo effettuare tutto quello che abbiamo assimilato, provato, insomma, nonostante siamo dei professionisti, possiamo dirlo, che viviamo di musica, però insomma l'emozione fa il suo gioco, è vero. È questo debutto nazionale, perché questo concerto ci porterà molto lontano, siamo molto orgogliosi davvero. Bene, adesso vorrei cantarvi un'altra bella canzone di un altro grande cantautore. Anche questa è una grande canzone che parla d'amore, del grande Sergio Endrigo. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure.
c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Davvero. Bene, che io sia un romagnolo puro sangue lo sapete tutti e si sente come si sente, vero? E quindi non vogliamo assolutamente dimenticare questa musica che in qualche modo ci fa amare un po' ovunque, nel ballo, nella musica, le nostre tradizioni. Questa canzone mi ha portato anche in un podio molto importante, però vorrei qui al mio fianco un grande musicista, perché voglio davvero tenere fede anche a quelle sonorità, anche in questo arrangiamento un po' diverso, arrangiato, personalizzato, e vorrei qui con me Oscar Palmieri, detto Spadino, un grande fisarmonicista che ovviamente darà questo sapore. Ciao Oscar, è un privilegio naturalmente suonare con questi grandi musicisti. E dicevo, questa canzone che parla di tradizione, di famiglia, la famiglia che per me è una cosa molto importante, ma credo per tutti, per ognuno di noi, famiglie allargate, famiglie strette, famiglie grandi, famiglie numerose, come la mia famiglia Cappelletti, che qui stasera c'è una bella porzione, come si suol dire, una bella porzione di Cappelletti, e chi non c'è è come se fosse qui, sicuramente. E questa canzone credo che sia proprio un inno alla famiglia. E grazie anche ad Elisabetta Sgarbi, che conoscete molto bene, una grande donna di grande cultura, regista straordinaria, mi ha dato la possibilità di far parte di questo film che ha girato tutto il mondo. E siamo, pensate, sono stata su questo red carpet dell'Ido di Venezia per la Biennale dell'anno scorso. Io dico, beh, come vengo da Predappio, questo paesino, e mi trovo qui all'Ido di Venezia, in questo red carpet dove ci ha camminato anche George Clooney, c'era anche la Cappelletti, eh? E questa canzone credo che sia un abbraccio familiare per tutti. Voglio ringraziare anche Riccarda Casadei, le edizioni musicali Casadei Sonora, che mi hanno sempre permesso di cantare queste belle canzoni rendendole un po' anche mie. Prego. Prego.
Sapessi com'è bello verso sera tornare dopo una giornata dura, col freddo e la fatica nella schiena, vedere la gente in faccia malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro c'è la vita, spio nella finestra illuminata, c'è tutta la famiglia riunita. Tavola grande, tavola grande, la mia famiglia è la più bella famiglia del mondo. Voci di bimbi, sapessi com'è bello verso sera tornare dopo una giornata dura, col freddo, la fatica nella schiena, vedere la gente in faccia malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro c'è la vita, spio nella finestra illuminata, c'è famiglia riunita. Tavola grande, tavola grande, la mia famiglia è la più bella famiglia del mondo. Voci di bimbi, Oscar, grazie davvero, fantastico, bello, bello, bello. La strada per la felicità non è dritta, esistono curve chiamate equivoci, esistono semafori chiamati amici, luci di sicurezza chiamate famiglia, e tutto si compie se hai una ruota di scorta chiamata decisione, un potente motore chiamato amore, una buona assicurazione chiamata fede e abbondante carburante chiamato pazienza. E la felicità è anche nella nostra Romagna, per tutte quelle caratteristiche che ne fanno una terra davvero unica, per l'ospitalità, l'enogastronomia, la nostra allegria
ben rappresentata dalla nostra musica e soprattutto dalle nostre tradizioni. Maestro, io avrei bisogno della sua collaborazione in questa canzone, quindi non solo come direzione, ma vediamo un po' cosa può succedere. So che lei è molto disponibile in tutto, è un grande generoso musica, grande maestro, ragazzi. Poi dopo ve ne parlerò di questo grande personaggio. Questo sogno che si avvera proprio è grazie a te, a lei, maestro, scusi, perché abbiamo detto che ci diamo del lei sul palco. Poi di là ci beviamo anche un bicchiere di Sangiovese. Dopo lo porto quello, beh, esatto, Sangiovese di Predappio, ragazzi. Prego. Sanno parlare d'amore. Tornerai, lo so, nell'incanto di questa riviera. Tornerai perché in Romagna hai lasciato il tuo cuore. Tornerà sul mare ogni bimba italiana e straniera. Tornerà a cercare il ricordo d'un sogno d'amor. Rimini, Cervia, Riccione, ogni insegna una canzone. Romagna mia si canta per le vie a Gatteo sul mare. Facciamo cantare tutti. Bellissimo, bellissimo. Allora, io volevo fare una dedica, penso saranno presenti, ai segretari di Stato Federico Pedini Amati, Andrea Bellazzi, il capitano di Castello Roberto Ercolani e il presidente della banda di Serravalle Alvaro Selva. E non possiamo non fare un omaggio in questa splendida Repubblica meravigliosa. Siamo ospiti qui a San Marino, con le sue torri, il monte, questi panorami e mozzafiato. E naturalmente credo che questa sia la canzone più indicata. San Marino, goodbye, sono triste, non voglio partire. Ho il tuo sole nel cuore e il moscato che mi fa tremare.
grazie. Signori, adesso vorrei presentarvi davvero il maestro Dino Gnassi. Mi sono scritta qualche appunto perché merita davvero. Musicista, trombonista a livello nazionale ed internazionale, che da circa 25 anni opera nel settore televisivo, discografico e live. Vanta un interminabile elenco di collaborazioni con artisti di primissimo piano, come per esempio Barry White, Phil Collins, Andrea Bocelli, Ross Stone, Gino Vannelli, Fausto Leali, Antonello Venditti, Tullio De Piscopo, Massimo Lopez. E un'altra cosa importante, perché lui è musicista stabile da oltre 20 anni al Maurizio Costanzo Show, con partecipazioni in altri programmi TV, Rai, Mediaset, Buona Domenica, Un Disco per l'Estate, Serata d'Onore, Fiorello Show, Uno Mattina, e adesso anche con la Roberta Cappelletti, ragazzi. Ti mancava la Cappelletti, vero? Nei tuoi grandi successi, grandi incontri musicali. Quindi adesso, signori, godetevi il maestro Dino Gnassi e la Concert Band di San Marino. Thank you.
Bene, bene, continuiamo naturalmente il nostro spettacolo con queste belle canzoni straordinarie e questa canzone sicuramente ci emozionerà, anche perché oggi è anche la festa del papà, quindi vogliamo fare una dedica perché insomma ci sono tanti papà qui in teatro e questa canzone mi ha portato a Rai 1, al grande programma di The Voice Senior, che devo dire onestamente mi ha dato una grande visibilità, davvero inaspettata. Un po' anche per la scelta di questa canzone, perché oggi io ho scelto questo messaggio in musica, questa grande poesia, perché oggi comunichiamo tutti solo attraverso i social, Messenger, WhatsApp, ma scrivere una lettera è la cosa più bella che ci sia. Una volta lo facevamo, poi insomma abbiamo perso questa abitudine, anche perché scrivere una lettera è poter esprimere quei sentimenti profondi, e una lettera rimane, scriverla proprio alle persone che amiamo, anche quelle che non ci sono più, perché ripeto, una lettera rimane dentro il nostro cuore. Volevo scriverti da tanto, ma poi ste cose non le fai, e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no, puoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu. Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio sono cattiva con me. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me, per sempre. Ci sono notti in cui la notte è troppo lunga anche per me, e sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido perché. Un'emozione dura poco, il bello è proprio lì, che quando si fa duro il gioco un'altra emozione è già qui. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Volevo scriverti e poi tutto il resto già lo sai. Volevo scriverti ma lo faccio adesso se vuoi. Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio ho fatto pace con me. We'll be right back.
scriverti da tanto. Scusa se non l'ho fatto mai. Ascoltare anche il silenzio che ci fa volare, sognare e viaggiare senza uscire di casa. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornano vive troppe cose che credevo morte ormai, e che ho tanto amato dal mare del silenzio ritorna come un'onda nei miei occhi, e quello che mi manca dal mare del silenzio mi manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai. Manca assai molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non mi aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai. Perso.
perché vi voglio vedere un po' da vicino vicino qua, eh. Sto sentendo comunque tutto il vostro affetto, tutto il vostro calore. Volevo anche fare una parentesi, ringraziare tutti gli amici che sono arrivati da lontano con il pullman della Valdenza Viaggi di Reggio Emilia. Vi saluto, ci sono un po' di emiliani romagnoli, il pulmino più ridotto familiare che è arrivato da Forlì. Fra l'altro rompiamo un attimo il ghiaccio perché dobbiamo ringraziare, non so se avete visto, ci sono tante telecamere, questo bellissimo concerto, lo stanno registrando. Voglio ringraziare Michele Franzolin, l'italianissima, il nostro regista, sono tutti là sul balcone, sono tutti là in regia. Marco Managlia e TV, che perché poi questo concerto verrà divulgato un po' in tutta Italia, insomma sarà un prodotto che ci farà conoscere in questa veste diversa, particolare. Però io amo molto cantare, ci provo, eh. Le canzoni anche latine, un po' ritmiche, posso provare? Dialetto romagnolo, spagnolo. Questa mi intriga molto perché è molto d'effetto. Prego, maestro. Naso de ti, naso de mi, de la esperanza. Amor, amor, amor. Naso de Dios, para los dos, naso del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. De mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nazo de Dios para los dos. Nazo del alma. Yeah, yeah. Na, di, na, di, na, di, na, di, na, da, ya. De mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nazo de Dios. Atmosfera davvero. A questo punto, non possiamo non fare un omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani, che ha scritto le più belle pagine della musica leggera italiana. Io proverei anche a indossare questo cappello. Ah, una cosa importante. Tutti voi avete un telefonino, giusto? Con l'applicazione della torcia,
Quindi vorrei davvero creare un'atmosfera magica, perché a volte quella torcia si accende, per leggere quello che non vedi bene, il bugiardino di un medicinale, il contatore della luce, del gas. Meglio di no in questi momenti, eh? E quindi accendeteli piano piano e teneteli qui al cuore, come se fossero delle lampare sul mare. Ecco, vedi, l'atmosfera si sta creando molto bene, vero? Adesso spero che il mio parrucchiere non mi sgridi, perché prego. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica sì, puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così, così vicini e veri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice. E ricominciò il suo canto. Sì.
Grazie, grazie davvero. Noi che avevamo la TV in bianco e nero, ma la vita a colori. Noi che arrossivamo per un bacio sulla guancia, e noi che a 18 anni vedevamo vecchi i quarantenni. Noi che, per chiudere la lampo dei jeans, dovevamo sdraiarci sul letto e trattenere il respiro. Noi che la cabina telefonica era il nostro cellulare e i gettoni erano i giga. Noi che per sapere l'ora esatta facevamo il 161. Noi che gli SMS e i WhatsApp erano i bigliettini tra i banchi. Noi che a scuola ci andavamo da soli e tornavamo da soli. Noi che quando entrava la maestra in classe, per salutarla ci alzavamo in piedi e dicevamo buongiorno signora maestra. Noi che le nostre mamme mica ci hanno visti con l'ecografia, e noi che facevamo gli scherzi telefonici, pronto? Casa Cavallo? Come? No, non è Casa Cavallo. Oh, mi scusi, ho sbagliato stalla. Oppure pronto? Casa Busini? No, qui è Casa Busoni. Accidenti, come vi siete allargati. E noi che andavamo in discoteca la domenica pomeriggio, noi che ascoltavamo la musica con il mangianastri, con il mangiadischi, la musica ce la siamo mangiata. E adesso anche la guerra? No, basta, vogliamo la pace. Comunque non dimenticheremo mai gli anni più belli della nostra vita, grazie alla musica, alle canzoni che ancora oggi ci sanno regalare pure emozioni. Ti ricordi una volta si sentiva soltanto il rumore del fiume, la sera. Ti ricordi lo spazio di chilometri interi, automobili poche allora. Le canzoni alla radio, le partite allo stadio, sulle spalle di mio padre. La fontana cantava e quell'acqua era chiara. Dimmi che era così. C'era pure la giostra sotto casa nostra e la musica che suonava. Io bambina sognavo un vestito da sera con 3000 sottane, tu la donna che già lo portava. C'era sempre un gran sole e la notte era bella come eri tu. E c'era pure la luna, molto meglio di adesso, molto più di così. Yeah.
l'America e chi l'ha vista mai. E zitta, e zitta, poi la nevicata del 56 e Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida. Mi dici di sì e l'hai più vista così. Che tempi quelli, na-na. E l'hai più vista così. Che tempi quelli, na-na. Thank you.
Cappelletti si sta sciogliendo, ragazzi, che lavoro, che responsabilità mettere a repentaglio quasi 40 anni della mia attività, ma io mi sentivo sicura, anche se in qualche modo mi tremavano le gambe, perché con questo grande maestro, di un'umiltà straordinaria, perché avete capito qual è la sua storia, il suo percorso, ci ha assistito come dei bambini. Ma quanti figlioli hai messo insieme? Anche io, tanto, tanto. E poi, permettete, questi ragazzi, questi musicisti, ci sono tutte le generazioni qui, se guardate. Loris è il più piccolo, No, di statura, di età, Meritatissimo l'applauso, qui tutta la parte dei fiati, trombe, tromboni, sassofoni, clarinetti, flauto, flautino, tavino, mezzolino, fresco, no, lasciamo stare. E poi tutta la parte ritmica. E la nostra grande corista, che voglio ringraziare, Tana Cerdellieri, perché lei è una grande cantante soul e si è prestata con una grande gioia a farmi da corista, e per me è un sogno che si avvera, e ti ringrazio davvero per questa tua grande disponibilità, insegnante di canto, una coach, insomma, un percorso bellissimo nella musica. Alla fine però qualcosa inventiamo, è vero?